parte dai territori a confine tra il Bassanese e l'Alta Padovana, il primo caso di regolamento condiviso per l'utilizzo agronomico dei liquami e delle acque reflue. Da oggi Pozzoleone, Bressanvido, Cartigliano, Sandrigo, Schiavon, Nove, Tezze sul Brenta, Bolzano Vicentino, Fontaniva e Carmignano applicheranno tutti le stesse regole. In tutti i 10 comuni le procedure saranno le stesse, ma soprattutto gli orari di spargimento saranno gli stessi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda i cittadini non vedranno circolazione di botti, di trattori durante la giornata in maniera diversa, in maniera sparsa, non vi saranno orari diversi, ma vi sarà una tutela appunto delle fasce deboli, degli orari del pranzo, delle fasce più calde della giornata. Abbiamo praticamente trovato l'accordo su un orario rispettoso di quelle fasce più delicate, anche perché abbiamo tutto interesse che il cittadino uguale consumatore sia a suo agio, riconosco effettivamente il beneficio che l'agricoltore fa e non il disagio che può portare.